Le dimensioni non contano e nemmeno la potenza economica, non bastano neanche le bellezze storiche e naturali. Per rendere un paese un brand turistico forte sul mercato mondiale serve una precisa strategia e una solida reputazione. Lo dimostrano il caso di Canada, Svizzera e Nuova Zelanda, ai primi tre posti come appeal internazionale. L'Italia è decima e recupera grazie al suo intramontabile fascino nel settore tradizione e cultura e nel cibo. Questi i risultati del rapporto Future Brand, presentato oggi in un panel alla BTO. A questo panel oggi si parlerà di brand. Cosa sono i brand territoriali? Sì, l'obiettivo dell'incontro di oggi è quello di spiegare il punto di vista appunto di Future Brand, quello cioè di valutare il valore di una marca paese come un valore che ha qualsiasi altro brand. Quindi l'importanza di ragionare su una metodologia e su un approccio strategico che tiri fuori gli asset portanti di un paese, la notorietà, le attribuzioni specifiche che lo rendono diverso dagli altri paesi. Questo con la precisa volontà di creare un'identità di marca che quindi sia poi mantenuta coerente, consistent, su tutte le sue applicazioni e espressioni, siano esse verbali e visuali, affinché ci sia una riconoscibilità di quel preciso territorio, dal paese a un brand territoriale, molto più piccolo evidentemente, ma cui comunque tutti i pubblici importanti e tutti i target di riferimento possano appunto riconoscerlo e valutarlo nelle loro volontà di compiere un viaggio di leisure o di business. Ecco, anche la Toscana si può dire che è un brand molto forte. Ma assolutamente, la Toscana è uno dei brand territoriali più forti del nostro bel paese. Sicuramente ha attratto nel corso degli anni, grazie alle sue bellezze naturali, ma soprattutto l'importanza culturale che ha avuto nei secoli, milioni e milioni di turisti e visitatori e investitori e naturalmente stranieri che l'hanno anche scelto come luogo d'elezione dove viverci, quindi assolutamente sì. Cosa bisogna fare per valorizzare al massimo la riconoscibilità di un paese? Sicuramente non bisogna, non è sufficiente apporre un bel logo, esteticamente bello, o una frase avvincente. Il tutto deve essere fatto attraverso uno studio veramente approfondito e sistemico di quelli che sono gli abitanti del luogo, ma quelle che anche sono le istituzioni governative e le agenzie turistiche. L'importante, come diciamo sempre noi che ci occupiamo di country branding, è quello veramente di creare un'identità visuale che parli, che vibri, che sia emozionante, in cui chi vi abita, chi già ci abita, si riconosca e in cui invece motivo per cui persone si sentano attratte e la vogliono leggere come luogo di vacanza o di uno spostamento di vita a volte.